Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo Albero di Natale con Feng Shui. Il periodo natalizio si avvicina e molti di noi stanno già pensando di montare l'albero di Natale. Se vi state chiedendo che tipo di albero comprare, dove posizionarlo o come decorarlo, in questo post vi offro consigli pratici su come scegliere l'albero di Natale. Qual è la posizione più adatta per collocarlo e come decorare l'albero di Natale secondo il Feng Shui. Significato dell'albero di Natale. Tutto ciò che abbiamo in casa, secondo il Feng Shui, ci porta una certa energia. Collocare l'albero di Natale porterà senza dubbio un'energia molto speciale alla casa. È quindi opportuno conoscere un po' la sua storia. La tradizione dell'albero di Natale risale alle antiche tradizioni e mitologie del Nord Europa. In coincidenza con il solstizio d'inverno, si onorava l'albero della vita, rappresentato da un frassino frondoso chiamato Yggdrasil. Questo albero era simbolo di abbondanza, fertilità e unione di tutti i mondi che compongono l'universo. Il solstizio d'inverno del 21 dicembre, la notte più lunga dell'anno, segna la fine delle tenebre e la nascita della luce. Da questa notte in poi le giornate inizieranno ad allungarsi. È sempre stata una data magica, celebrata fin dall'antichità da diverse culture. Nella cultura scandinava, questa festa pagana si chiamava Yule e veniva celebrata erigendo un albero che ricordava Yggdrasil. Si dice che nell'VIII secolo la tradizione dell'albero sia stata adattata al cristianesimo per simboleggiare l'amore di Dio, l'albero sempreverde che simboleggia la vita eterna. Si scelse un albero a forma di pino o abete perché la sua forma triangolare rappresentava la Santissima Trinità. Fu a partire dal Medioevo che l'albero divenne uno dei simboli delle festività natalizie. Come scegliere un albero di Natale? La prima domanda che ci poniamo quando andiamo a comprare l'albero di Natale è: che tipo di albero di Natale, artificiale o naturale? Il Feng Shui è sempre impegnato nel rispetto della natura e dell'ambiente. Se volete acquistare un albero naturale, assicuratevi che provenga da vivai a produzione controllata e che abbia una zolla di terra, in modo che possa sopravvivere. La produzione controllata garantisce un nuovo ciclo di crescita per gli alberi. Sono stati piantati ed estratti per evitare la deforestazione. In questo modo generano il minimo impatto sulle foreste, con un rigoroso controllo forestale. Gli alberi coltivati in questi vivai sono etichettati per garantire la loro origine. Gli alberi artificiali non hanno le qualità di un albero naturale, ma possono essere utilizzati comunque. A livello simbolico avranno lo stesso effetto di un albero naturale, e in più offrono il vantaggio di poter essere riutilizzati. Qual è il posto migliore per l'albero di Natale in casa? È vero che l'albero di Natale in questi giorni diventa un ottimo attivatore e armonizzatore dell'energia che ha all'interno della casa. Inoltre, attira l'abbondanza e la prosperità nella nostra vita. Tuttavia, è molto importante non dimenticare mai qual è la funzione di un albero di Natale. L'albero simboleggia il messaggio del Natale. Pertanto, prima di scegliere il luogo in cui collocare l'albero di Natale, chiedetevi qual è per voi l'essenza o il vero significato del Natale. Allora capirete che l'albero di Natale deve essere il luogo di ritrovo della casa. Qual è il luogo della casa dove incontrerete la famiglia e gli amici, dove condividerete, dove festeggerete? È qui che l'albero dovrebbe essere presente, assistendo alla celebrazione e accompagnandoci con la sua energia. Ricordate che il Feng Shui non impone regole, e che la voce del vostro cuore è al di sopra di esse. Una cosa importante da tenere a mente è che, ovunque lo si collochi, attiverà l'energia che e questo è molto positivo per il Feng Shui. Dove posizionare l'albero di Natale secondo la mappa Bagua del Feng Shui? Se avete dubbi su dove posizionarlo in casa, vi consiglio di disegnare la mappa Bagua. Si può disegnare dalla pianta generale della casa, o solo dal soggiorno o dal luogo in cui si intende collocarlo. In questo modo è possibile scegliere la posizione migliore,
a seconda dell'area Bagua che si vuole potenziare. Ad esempio, se avete intenzione di posizionare l'albero di Natale in salotto, che di solito è il più comune, ma non siete sicuri di dove collocarlo in salotto, potete disegnare la mappa Bagua del salotto. Se ad esempio volete potenziare l'area Bagua dell'amore, una volta individuata la sua posizione con l'aiuto della mappa Bagua, potete collocarla in quel punto per attivare l'energia di quell'area della vostra vita. Naturalmente, come ho già detto, rispettando sempre la vera funzione dell'albero di Natale. Di solito capita che, per motivi di spazio, non si possa scegliere dove posizionare l'albero o che lo si possa collocare solo in un punto specifico del soggiorno. In questo caso, si può anche disegnare la mappa Bagua per individuare in quale area è collocata e quindi, come può giovare. Come decorare l'albero di Natale secondo il Feng Shui? Possiamo usare la decorazione dell'albero di Natale per migliorare le aree Bagua e aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Area Bagua di abbondanza. Se si trova nell'area Bagua dell'abbondanza, quest'area è legata all'elemento legno, quindi sarebbe rafforzata se posizionassimo l'albero qui. L'albero di Natale simboleggia anche l'abbondanza e la prosperità. Posizionandolo qui, rafforzeremmo e attireremmo l'energia di quest'area del Bagua. È consigliabile decorarlo con ornamenti natalizi rossi e dorati, che nel Feng Shui sono i colori dell'abbondanza. Area Bagua della salute e della famiglia. Se il vostro albero di Natale si trova nell'area Bagua della salute e della famiglia, quest'area è anche legata all'elemento legno. L'albero è anche un simbolo di unità familiare, salute e armonia. Se avete posizionato qui il vostro albero di Natale, vi consiglio di decorarlo con nastri, orpelli o fiocchi dei vostri colori preferiti, perché rappresentano l'unione della famiglia. Area Bagua di saber Y cultura. Collocare l'albero di Natale nell'area Bagua della conoscenza e della cultura significherebbe rafforzare la saggezza, che è una delle qualità associate all'albero. Posizionandola qui, darete potere all'energia della conoscenza, delle opportunità di apprendimento e del saper prendere decisioni sagge. Un modo semplice per decorarlo potrebbe essere quello di scrivere su alcune cravatte delle citazioni che rappresentano la vostra saggezza. In questo modo incorporeremo un semplice ma potente attivatore di quest'area del Bagua. Potremmo anche arricchirlo con ornamenti viola o arancioni. Area di vocazione Bagua. Posizionare l'albero di Natale nell'area Bagua della vocazione ci aiuterebbe a trovare la strada da seguire nel nostro percorso professionale e di vita. Simboleggerebbe la luce che illumina il cammino e la stella che ci guida. Se il vostro albero di Natale si trova in questa zona del Bagua, potete incorporare elementi decorativi nella gamma del blu o con nastri intorno all'albero. Area Bagua dei caschi. Quest'area del Bagua ha a che fare con l'aiuto celeste, con gli angeli che ci guidano e ci proteggono, e anche con la nostra fede. Collocare l'albero in questa zona del Bagua ci aiuterebbe a potenziare quelle sincronicità favorevoli che a volte appaiono nella nostra vita in modo magico. Se il vostro albero si trova in quest'area del Bagua, vi consiglio di decorarlo con figure di angeli, appendiabiti con piume bianche e colori bianchi. Area Bagua della creatività e dei bambini. Avere l'albero di Natale nell'area Bagua della creatività e dei bambini significherebbe propiziare la nascita di qualcosa di nuovo. L'albero è anche tradizionalmente considerato un simbolo di fertilità, vita e nuovi inizi. Quindi anche quest'area del Bagua ha a che fare con i bambini, con i nuovi progetti, con le idee e la creatività. Avere l'albero di Natale qui darà forza a quei nuovi progetti e idee che desideriamo concretizzare. Se il vostro albero di Natale si trova in questa zona del Bagua, vi consiglio di decorarlo con oggetti metallici, anche con oggetti manuali, oggetti fatti a mano che rappresentano la creatività. Area Bagua dell'amore minore di Break, time uguale 0,5 secondi. Se l'albero di Natale si trova nell'area Bagua dell'amore, sarà eccellente, perché dopo tutto questo è il messaggio principale del Natale, l'amore.
Quest'area del Bagua ha a che fare con l'amore di coppia, gli amici, l'autostima e l'amore universale. Se il vostro albero si trova in quest'area del Bagua, vi consiglio di decorarlo con appendimenti a forma di cuore, anche con ornamenti rosa o rossi. Area di fama Bagua. Quest'area del Bagua sarebbe legata alla luce e al potenziale che tutti noi abbiamo dentro, per raggiungere i nostri sogni e obiettivi. È legato all'elemento fuoco. Posizionare l'albero di Natale in questa zona del Bagua significa preparare l'energia della casa all'arrivo del successo nella vostra vita. Vi consiglio di arricchire la decorazione dell'albero con colori rossi e oggetti decorati a forma di stella, poiché il colore rosso rappresenta l'elemento fuoco e la stella è simbolo di successo. Il centro del Bagua. Il centro non si riferisce a nessun ambito particolare della vita, ma non per questo è meno importante. Se collochiamo l'albero in questo punto, la sua energia si irradierà in tutte le aree del Bagua. In questo caso, potete decorarlo come volete, cercando di raggiungere un equilibrio con i 5 elementi. Come decorare l'albero di Natale secondo il Feng Shui con i 5 elementi? Decorare l'albero di Natale secondo il Feng Shui è un modo eccellente per incorporare i 5 elementi in uno spazio. Quando i 5 elementi sono rappresentati e bilanciati, nell'ambiente si genera un'energia di armonia e benessere. L'elemento legno come simbolo di crescita, salute e unione familiare. Break, time uguale 0,5 secondi. L'albero, come abbiamo già visto, rappresenta l'elemento legno. Questo elemento è associato alla crescita, all'adattamento e alla salute. All'albero sono state attribuite, tra le altre, le qualità della vita, della saggezza e dell'abbondanza. Pertanto, l'albero stesso fornirebbe già l'energia dell'elemento legno e le qualità tradizionalmente attribuite ad esso. L'elemento fuoco per favorire nuovi inizi. L'elemento successivo nel ciclo creativo è l'elemento fuoco, poiché il legno alimenta il fuoco. Un modo semplice per incorporare l'elemento fuoco sarebbe con le luci e anche con elementi decorativi rossi. L'elemento fuoco porterà la scintilla della vita, della vitalità e dei nuovi inizi. Perché decoriamo l'albero di Natale con le luci? La storia racconta che i primi alberi di Natale erano decorati con mele e luci, che rappresentavano la luce che Gesù Cristo aveva portato al mondo con il suo arrivo. Anche per commemorare la nascita della luce dopo il solstizio d'inverno. Così come l'elemento fuoco ci ricorda i nuovi inizi, il nuovo anno che si avvicina e tutti i sogni che dobbiamo ancora realizzare. Quando si sceglie l'illuminazione per l'albero di Natale, è preferibile che sia calda e morbida. Cercate di evitare luci fredde, troppo bianche, troppo intense o troppo stridenti. L'elemento terra costituisce la base per la costruzione dei nostri sogni. Continuando il ciclo creativo, l'elemento fuoco lascia dietro di sé delle ceneri che si uniranno alla terra quando saranno consumate. L'elemento terra ci porterà stabilità nella vita, radicamento e sicurezza per andare avanti. Potremmo incorporare questo elemento nell'albero di Natale, con oggetti decorativi gialli o forme quadrate. Anche con il terriccio, se è piantato. L'elemento metallo per attrarre abbondanza e prosperità. L'elemento terra si solidifica e dà origine all'elemento metallo. Questo elemento ci porta perseveranza, forza di volontà e ci aiuta a prendere decisioni. Inoltre, l'elemento metallo nel Feng Shui è anche legato alle finanze e al denaro. Questo elemento può essere incorporato con colori dorati o argentati, colori brillanti. Tutti gli oggetti o i colori con finitura metallica e con oggetti in metallo. Anche forme circolari o rotonde. Pertanto, le sfere metalliche sarebbero un elemento del metallo. Come curiosità, in passato i primi alberi di Natale erano decorati con mele come simbolo di abbondanza e prosperità. Col tempo le mele sono diventate le famose palline colorate. Curiosamente, secondo il Feng Shui, queste palline rappresentano l'elemento metallo legato al denaro per via della loro forma e finitura. Se queste palline sono anche rosse e oro,
che sono i colori della prosperità nel Feng Shui. Rappresenterebbero il simbolo dell'abbondanza e della prosperità nella decorazione dell'albero di Natale. Elemento acqua per superare gli ostacoli. Infine, l'elemento metallo, quando si scioglie, lascia il posto all'elemento acqua. Questo elemento ci porta fluidità, forza per superare gli ostacoli e chiarezza. L'elemento acqua può essere introdotto con l'intera gamma di colori blu e di forme ondulate. I nastri decorativi rappresenterebbero già l'elemento acqua per la loro forma ondulata intorno all'albero. In passato, gli orpelli e i nastri che circondano l'albero erano un simbolo di unione e via familiare. Con nastri, fiocchi e orpelli, rafforzeremo i legami che tengono unite le famiglie e le persone, indipendentemente dalla distanza. Quando addobbate il vostro albero di Natale, assicuratevi che siano rappresentati i 5 elementi per creare equilibrio e armonia. I colori dell'albero di Natale secondo il Feng Shui. Nel Feng Shui, i colori della prosperità e dell'abbondanza sono il rosso e l'oro. Il colore rosso nel Feng Shui è anche il colore della gioia e della felicità, che aiuta ad attirare la buona energia in casa. L'oro è il colore del lusso e dell'abbondanza. Sono due colori, quindi, che non possono mancare sul vostro albero di Natale. Se optate per i toni del blu, solitamente abbinati ai colori dell'argento, vi consiglio di compensare il resto della decorazione con toni caldi e colori allegri. Il colore blu è legato all'elemento acqua, che è l'elemento che governa la stagione invernale. In questo caso, è consigliabile decorare con colori che portino calore, soprattutto a Natale. Per quanto riguarda il resto dei colori, potete valorizzare quelli che vi piacciono di più, cercando sempre di far rappresentare i 5 elementi. Significato della stella di Betlemme. Infine, è il momento di incoronare l'albero con la stella di Betlemme, come simbolo di luce, speranza e fede. La stella di Betlemme rappresenta la stella che ci guida, così come guidò i 3 re magi dall'Oriente al luogo in cui nacque Gesù. Sarebbe quindi l'elemento decorativo più importante dell'albero. La cima dell'albero rappresenta il collegamento con il cielo, quindi la stella di Betlemme è posta in cima all'albero. Decorare l'albero di Natale in famiglia. Se in casa ci sono bambini piccoli, vi consiglio di coinvolgerli nella scelta delle decorazioni per l'albero. Anche quando si decora l'albero, è importante che sia un'attività che coinvolga tutti i membri della famiglia. L'albero di Natale è un simbolo di unità familiare e anche di illusione, soprattutto per i bambini. Vi invito a decorare l'albero di Natale secondo il Feng Shui, seguendo questi consigli. Da un lato, porterete l'energia dell'albero stesso e tutto ciò che rappresenta, vita, saggezza, crescita e abbondanza. Incorporando i 5 elementi, portiamo armonia ed equilibrio all'intero spazio. È qualcosa che segnerà questi giorni speciali di Natale, e ci farà sentire bene. Con la mappa Bagua potete rafforzare ogni area della vita con la decorazione dell'albero di Natale. E ora faccio una riflessione personale, come abbiamo visto nel post sulla geometria sacra. Il fiore della vita forma una grande rete che collega tutto. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi. E fatemi sapere se avete domande.